Wagyu, questo piatto non c'è bisogno neanche di presentazione, non lo devo neanche raccontare. La pasta e ceci alla napoletana. Ci ho messo qualche tocco mio, anzi, mi farete poi sapere nei commenti se vi è piaciuta. Però oggi, come aiutando mia figlia, che si è cuciuta a bocca, che era bollente. Bellissima sta pasta e ceci. Wagyu, vediamo gli ingredienti e vediamo come l'hai fatta. Allora. Mi servono ceci in ammollo che li ho messi una sera prima nell'acqua e bicarbonato. Poi abbiamo sedano, cipolla, aglio in camicia, rosmarino, prezzemolo, pasta mista e wagyu anche di un paio di foglie di alloro che non l'ho messa negli ingredienti. In una casseruola metto a friggere uno spicchio d'aglio in camicia, due rametti di rosmarino. Quando sono belli, insomma, brustoliti, li tolgo. Ci metto cipolla e sedano che ho tagliato finemente, li facciamo rosolare un po' e poi dopo ci andiamo a mettere i ceci che ho privato di quell'acqua e li ho di nuovo sciacquati sotto la fontana. Facciamo un po' cuocere un paio di minuti, poi copriamo di acqua, foglie di alloro e lasciamo cuocere per almeno 2 ore, 2 ore e mezza. Passate queste 2 ore, 2 ore e mezza, io ci tolgo l'alloro, intanto è quasi affumicato tutto il coso. Una parte di ceci me la vado a frullare, tanto bella. La cremosità, la crema ce la metto dentro e il resto adesso se lo vede mia figlia. Oh, guarda qua, oh. Dimmi che lo giamo è crema. Allora, adesso incominciamo a mettere il sale, perché non l'abbiamo messo all'inizio e va bene così, ogni tanto possiamo assaggiare. E adesso andiamoci a calare la pasta, però la pasta la faccio buttare a una persona speciale. Ciao! Mia figlia Sofia, butta dentro! Mamma mia! Vai, vai, gira! Gira la pasta! Manda un saluto a tutti, dici ciao, Ayu! Ciao, Ayu! Ayu, cucinate sempre con la vostra famiglia, i vostri bambini. Questo è anche il chef in famiglia. Andiamo, posata, cuoce la pasta! Gira, gira, guardate là, guardate, guardate qua, faccio vedere a papà, faccio vedere, va! Vieni a casa, vieni con la telecamera, amore mio, vieni! Che cremosità, guardate. Mamma mia, mo Sofì, vieni. Incominci già a ci mettere. Prezzemolo, vai, buttancela a fuochi d'artificio, gira, gira tanto bene. Io ci metto un po' di pepe, perché ho pepe, non ha da mancare, voglio assolutamente. Noi siamo quasi pronti per impiattare, vero babbo? Ma ci mettiamo un filo d'olio extravergine a crudo proprio alla fine. Fammi vedere la cremosità, a che punto sta, papà? Guardate qua, guardate qua, guardate qua, in da sta pendola. Vai giù, andiamo a impiattare, andiamo, vieni, vieni. Ecco qua, stiamo impiattando, vieni, vieni. Metti, metti. Guardate che crema. Ah, Sofì, facci vedere la crema là dentro, va. Facci vedere sta capace e cici com'è bella cremosa. Guardate qua, guardate. Guardate qua, guardate. Sofì si sta divertendo, guardate qua com'è bello, guardate. Le ricette semplici. E poi cucinate con i bambini, sono capito che il mondo mi sto facendo ricette in sala, che non avete proprio idee. Sofì, vuoi assaggiare? Cosa? Mamma mia, vai io, e che divertimento, buonissimo, mia moglie sta morendo. È scotto, no, ma lo vuoi assaggiare? Piccolo, piccolo, piccolo. Ok, vai io, alla prossima ricetta. Condividetela. Ciao a tutti, un abbraccio. Wee!